Buonasera, benvenuti a questo evento di Sottosopra, che è realmente un evento perché abbiamo il grande piacere e l'onore di interloquire con l'ambasciatore Sergio Romano, che tutti conoscono, è uno degli osservatori della storia contemporanea e della politica internazionale assolutamente più lucidi, interessanti e anche controcorrente che il nostro panorama possa offrire. L'ambasciatore Romano non avrebbe, io sono Fulvio Scaglione, chiedo scusa, l'ambasciatore Romano non avrebbe bisogno di alcuna presentazione, però facciamo le cose per bene e alcune cose dobbiamo pur dirle, per esempio a proposito della sua lunga carriera nella diplomazia italiana, cominciata nel 1954 con l'ingresso al Ministero degli Esteri e proseguita poi con tutta una serie di incarichi sempre più importanti. A Londra, prima nell'ambasciata di Londra, poi nel 1964 rientro in Italia per entrare nella segreteria del presidente Saragat, poi dal 1968 a Parigi come primo consigliere dell'ambasciata italiana, poi di nuovo in Italia come direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli Esteri, nell'83 ambasciatore presso la NATO, dall'85 all'89 ambasciatore in Russia. E sappiamo che anni furono quelli dall'85 all'89. L'ambasciatore Romano è anche, come si è detto, giornalista di grande rilievo, editorialista per storico, diciamo, del Corriere della Sera, ma è anche uno scrittore molto prolifico, sempre sui temi della storia contemporanea e della politica internazionale. Non potremmo citare tutti i suoi libri, ne citiamo due. Quello che credo sia stato il primo, Storia d'Italia dal Risorgimento ai giorni nostri, pubblicato nel 1977, e l'ultimo, che è questo, La democrazia militarizzata, che è uscito l'anno scorso nel centenario della marcia su Roma. E io, naturalmente, proprio da qui partirò per chiedere all'ambasciatore una cosa, tanto per cominciare nel libro, La democrazia militarizzata, appunto. Lei spiega bene che nel primo anteguerra e nel secondo dopo, e nel primo dopoguerra, cioè subito prima e subito dopo la prima guerra mondiale, ci fu un significativo allargamento della platea dei partecipanti al processo democratico. Suffragio universale per i maschi sopra i 30 anni e sopra i 21 anni se avevano fatto il servizio militare, avevano la licenza elementare nel 1912. Nel 1919, dopo la prima guerra mondiale, voto aperto a tutti gli uomini sopra i 21 anni che avevano fatto il servizio militare. Però questo allargamento della platea democratica coincide anche con, a causa della guerra, con un cambiamento della psicologia dei votanti, che a quanto pare influì molto di, cioè la qualità dei votanti, la loro mentalità, la loro psicologia contò e influì sugli esiti molto più della loro quantità. È corretta questa lettura? Certo, è corretta effettivamente. Io credo che sia importante prendere in considerazione un fattore di grande importanza. Noi stiamo parlando di questo del 1915, 18, 19, noi siamo in un momento in cui l'Europa è in guerra e è una guerra che durerà per quasi 7-8 anni fra varie fasi ed è una guerra che coinvolge nella guerra centinaia di migliaia di persone. Sono i giovani richiamati alle armi, ma nasce anche un sentimento militare nella vicenda pubblica. L'Italia si militarizza, la Germania era già militarizzata nel corso della generazione precedente, ma ridiventa ancora di più militarizzata con Hitler negli anni 50 del secolo. Insomma, siamo in un mondo che sta cambiando completamente sotto i nostri occhi e in cui la violenza diventa in qualche modo non soltanto accettabile, ma qualche volta desiderabile da alcuni fattori, da alcune componenti delle società. Ecco, lei, appunto, parliamo di violenza e in fondo questo libro che è centrato sulla marcia su Roma, sulle idee che in qualche modo diressero la marcia su Roma, ecco,
Lei ricorda come la marcia su Roma e comunque l'avvento del fascismo furono commentati dalla grande stampa internazionale spesso con accenti positivi o almeno con la considerazione che certo i mezzi, i modi potevano non essere, diciamo, cristallini, però i problemi in fondo giustificavano queste deviazioni di rotta. Come mai, secondo lei? Ma credo perché la guerra ha educato alla guerra. Il giovane che è stato chiamato alle armi o che ha visto partire il padre per una guerra che sarebbe stata combattuta a lungo nelle trincee, ha un'educazione militare già dal momento stesso in cui comincia i suoi studi. Credo che questo debba essere tenuto presente, tenuto conto. Vi è poi, tra l'altro, stranamente, in questa vicenda un tocco di poesia, perché uno dei primi fattori importanti è una marcia militare su una città che appartiene all'Europa orientale, ma è italofona, che è Fiume, e la marcia su Fiume è una marcia militare. E alla testa di questa marcia militare vi è un poeta, il poeta è Gabriele D'Annunzio, e questo naturalmente ha un effetto straordinario sulla generazione di mio padre, per esempio, i quali non soltanto conoscono D'Annunzio e lo hanno letto, e quando durante la guerra si era comportato brillantemente, naturalmente. E allora questo rapporto con la poesia in un certo punto è un fattore che favorisce questa nuova cultura, una cultura delle armi. Mussolini appoggiò D'Annunzio, ma fu anche molto pronto al momento giusto, in qualche modo, ad abbandonarlo al suo destino, vero? Mussolini imitò D'Annunzio, lo usò frequentemente, ma come accadde con altre persone, Mussolini era sempre terribilmente preoccupato dalla possibilità di trovare accanto a sé qualcuno che lo avrebbe in qualche modo oppure oscurato, oppure addirittura avrebbe cercato di competere con lui. Temeva la competizione e non è sorprendente che abbia in qualche modo scostato, messo da parte D'Annunzio, almeno in alcuni momenti, in parecchie circostanze. Ecco, adesso nomineremo anche il re Vittorio Emanuele III, però io volevo approfittare di questa occasione, perché abbiamo citato Mussolini, abbiamo citato D'Annunzio, per ricordare che nel libro, il suo libro ultimo, La democrazia militarizzata, pubblicato da Longanesi, c'è anche nell'ultima parte del libro tutta una serie di brevi, sintetiche biografie dei molti personaggi citati nel corso del testo, che è utilissimo per il lettore per comunque avere un quadro d'insieme e dei punti di riferimento anche personali rispetto a certi personaggi. Ma dicevamo del re Vittorio Emanuele III e del suo rapporto con Mussolini e con la marcia su Roma. Quello del re rispetto a Mussolini fu, secondo lei, un cedimento o un patteggiamento? Fu un cedimento, ma un cedimento razionale, in cui il sovrano non smise di conservare per sé quei poteri che gli avrebbero potuto controllare Mussolini se il caso si fosse posto, e il caso poi si pose. Quindi non c'è dubbio che Vittorio Emanuele III favorì l'avvento di Mussolini, ma lo fece perché temeva di che l'Italia d'allora, dopo la prima guerra mondiale, agitata da movimenti socialisti che in quel momento stavano prendendo diventando importanti nella società nazionale, gli anarchici
che ebbero un luogo, una funzione anche loro. Insomma, in questo punto Vittorio Emanuele III era preoccupato che, come dire, il potere gli scappasse di mano e che la monarchia, perché la monarchia era molto fortemente criticata sia dagli anarchici che dai socialisti, diventasse a un certo punto qualcosa di molto diverso da quello che lui aveva ereditato quando era salito al Quirinale. Insomma, Vittorio Emanuele III era un uomo intelligente, scaltro, prudente quando era necessario, audace in qualche altro momento. Io credo che l'Italia non possa lamentarsi di quel re. In almeno un paio di passi del libro, se ricordo bene, lei fa un parallelo, traccia un parallelo tra la marcia su Roma e gli eventi che portarono alla fine della presidenza Trump, all'assalto del Campidoglio a Washington. È un parallelo abbastanza curioso, direi, no? Per certi versi forse ardito anche. Lei crede che in effetti Trump abbia cercato la conquista armata del potere con quell'assalto al Campidoglio? Io credo che sta accadendo qualcosa che è certamente molto diverso da quello che accadeva in Italia in quegli anni. Il contesto internazionale è completamente diverso, ma ci sono elementi che già conosciamo e con cui abbiamo una certa esperienza. È nata una nuova generazione e questa nuova generazione ha un concetto diverso della politica, non è più, come dire, rispettosa di quelle regole della democrazia che appartenevano a una generazione completamente diversa. Insomma, qualche rapporto fra i due fenomeni, il fenomeno mussoliniano del primo dopoguerra e questo nuovo ricorso alle armi, di cui siamo sempre stati più recentemente testimoni, ci siano, come dire, un confronto possibile. Ho capito. Dopo la Prima Guerra Mondiale, dalla Prima Guerra Mondiale, l'Italia uscì tecnicamente vincitrice, però convinta di essere stata beffata, tradita al momento di raccogliere i frutti di questa vittoria, la cosiddetta vittoria tradita, che questa specie di sentimento collettivo che molta influenza ebbe anche sulla nascita e sullo sviluppo del fascismo. Ecco, secondo lei questo sentimento collettivo ebbe un qualche ruolo poi nella decisione di Mussolini di entrare in guerra nella seconda guerra mondiale a fianco della Germania, come se Mussolini avesse il timore che la Germania potesse vincere e prendersi tutto il piatto e non lasciare niente all'amico alleato italiano? Sì, sono due fattori alquanto diversi. Naturalmente il ricorso alle armi durante la Prima Guerra Mondiale era divenuto molto più comune di quanto non fosse stato in passato. E, ripeto, era una nuova generazione che aveva vissuto la prima fase del Risorgimento, l'aveva vissuta in armi e alle armi quindi era già in un certo senso educata. E in effetti, per certi aspetti, Benito Mussolini apparteneva, benché più giovane naturalmente, di quelli che avevano fatto dall'inizio la Prima Guerra Mondiale, molto vicino alla loro mentalità. Quindi Mussolini apparteneva a quella generazione che entrò in politica con le armi in mano, per così dire. Nel caso della Seconda Guerra Mondiale la situazione è certamente diversa, ma perché diverse erano le circostanze. Mussolini aveva creato un mito, il mito di se stesso, e di quel mito divenne prigioniero, perché doveva quotidianamente dimostrare che era l'uomo che aveva
creato nella sua fantasia e, come dire, dato agli italiani precedentemente. Quindi Mussolini aveva bisogno della guerra e la fece. La fece in un momento in cui non era il solo a volere le guerre, perché siamo in una situazione in cui dopo la Prima Guerra Mondiale tutto è stato cambiato, tutto è stato sconvolto e quindi chi aveva il potere si accorgeva di non averlo più o di non poterlo esercitare nel modo in cui l'aveva esercitato. E in questa grande confusione era evidente che nascessero e si affacciassero sulla scena delle persone che oggi chiameremmo forse ingiustamente degli avventurieri, perché erano quasi dei moschettieri più che degli avventurieri, ma avevano un senso dell'onore e certamente una facilità all'uso delle armi. Nel libro La democrazia militarizzata, lei, riconoscendo a Mussolini la paternità in qualche modo di un modello, di un prototipo, di uno stampo, però traccia anche, le differenze che ci furono tra i regimi che in quegli anni, poi si instaurarono e che in qualche modo somigliavano al fascismo, a partire dalla Germania nazista, la Spagna franchista e anche il Portogallo di Salazar, che è un caso forse un pochino poco studiato rispetto agli altri citati, e lei ricorda che il regime fascista di Salazar fu comunque un regime durato a lungo, che si tenne fuori dalla guerra e lei dice, scrive, che Salazar fu, e qui cito, l'unico leader fascista che consegnò al suo successore uno stato più prospero e solido di quello che aveva trovato. Sì, ed è vero, ma questo non è sorprendente perché le società erano diverse. La società portoghese era ancora dominata da un ceto nobile e anziano negli anni che ancora esercitava un potere. E quel potere in qualche modo fu tranquillante, riuscì a impedire che il Portogallo scappasse di mano. Non accadde altrove. Ci sono certamente un paese come la Germania, di cui noi avevamo conosciuto gli aspetti migliori, la scienza, la cultura, invece aveva in quegli anni una generazione che francamente sorprese anche i nostri genitori, i padri, diciamo i nostri antenati a questo punto, che sorprese i nostri antenati, vedo quella, la Germania scappa di mano. E siccome quella tutto sembrava scuotersi, tutti gli equilibri si stavano in qualche modo pregiudicando, molti uomini politici ebbero la sensazione che bisognava assolutamente intervenire per non lasciarsi togliere di mano quello che avrebbero potuto conquistare e a cui ritenevano di poter essere padroni. Insomma, noi assistiamo durante la Prima Guerra Mondiale a una corsa al potere che è dei paesi e dei singoli, degli uomini. Inutile sottolineare quanto il fascismo sia stato, il periodo del ventennio sia stato come dire, un momento, un'epoca assolutamente decisiva nella storia contemporanea del nostro paese e infatti ancora oggi, come lei naturalmente sa molto meglio di me, si parla moltissimo di pericolo di ritorno del fascismo, di rigurgiti fascisti, eccetera, eccetera, con un'eredità che pesa moltissimo, tra l'altro, anche sull'attuale governo che ha dei precedenti appunto dentro quella, almeno dentro quella forma culturale. Ecco, lei pensa davvero che ci sia in Italia oggi un pericolo di, in qualche modo, ritorno del fascismo, rigurgito di fascismo,
recupero dei valori del fascismo, non saprei neanche io esattamente come dire. No, un tentativo è stato fatto e abbiamo constatato a un certo punto che effettivamente esistevano un certo numero di persone che avrebbero fatto appello alle pagine eroiche per loro naturalmente del periodo fascista e avrebbero cercato di farne la piattaforma per la loro conquista del potere. Bene, molti hanno provato, non mi sembra che abbiano veramente riuscito. Anzi, credo che quasi tutti i tentativi di ritorni al fascismo, pur essendo per certi aspetti inquietanti, preoccupanti, non hanno dato il risultato che i loro autori e i loro responsabili ritenevano di cogliere. Questo perché recuperare quel tipo di eredità è impossibile? Semplicemente non, l'epoca nostra non lo consente? Ma io credo anche che ci sia, non soltanto in Italia, una società alquanto diversa da quella degli anni che precedettero la Prima Guerra Mondiale. Noi ormai abbiamo delle società in cui il tasso di percentuale del borghese, relativamente benestante, come dire, o con una professione promettente, in una società in cui le professioni possono assorbire una parte importante degli operatori, per così dire. Insomma, io ho l'impressione che tutto sommato ci stiamo difendendo bene da quel tipo di sistema, che dobbiamo sempre considerare pericoloso, ma che non mi sembra rappresentare il pericolo che qualcuno ritiene esistesse. Molto interessante il capitolo del suo libro, con tutto il resto naturalmente, però mi ha colpito il capitolo in cui lei spiega bene come in un secolo, che è quello di cui appunto si occupa in questo testo la democrazia militarizzata, in un secolo si sia passati dalle guerre con obiettivi territoriali alle guerre ideologiche. Ecco, io le vorrei chiedere una cosa e mi permetto chiedendole questa cosa di, come dire, chiederle un intervento sull'attualità. Secondo lei, la guerra in Ucraina, l'invasione dell'Ucraina, la guerra di Putin in Ucraina, è una guerra territoriale o è una guerra ideologica? Non direi che sia una guerra ideologica, se è una guerra storico-culturale. La Russia è stata un impero, il numero dei russi che ancora ricordano quell'impero e ne traggono, per così dire, orgoglio è considerevole. Putin è certamente un avventuriero. Ma è un avventuriero che ha in qualche modo capito quale sia il punto debole della sua società, del suo paese. I russi sono vedovi, vedovi di un impero perduto. E non è incomprensibile, e qualche volta, se posso dire, qualche volta scusabile persino, che il loro ricordo e la loro nostalgia abbia un peso su almeno una parte delle generazioni giovanili. Lei, come ambasciatore in Russia nel pieno della perestroika di Mikhail Gorbaciov, ha conosciuto l'allora leader sovietico molto bene e, visto che stiamo parlando di Putin e delle sue azioni, anche con questa memoria del passato, cui lei appena un secondo fa faceva cenno, ecco, la sorpresa vedere Gorbaciov che difendeva la decisione putiniana di riannettere la Crimea. Gorbaciov? Attenzione, Gorbaciov era l'uomo che dopo la conquista del potere cercò di
migliorare, per così dire, la cultura generale del suo paese. Non direi che a Gorbaciov possa imputarsi una complicità che non mi pare ci fosse con quella parte della società russa che invece, come le dicevo, aveva una mentalità imperiale. Gorbaciov non aveva una mentalità imperiale. Gorbaciov avrebbe voluto una Russia democratica, non riuscì ad averla, ma qualche tentativo lo fece e qualche residuo delle sue speranze e delle sue iniziative rimane ancora oggi. Ma lei che ha vissuto quegli anni così da vicino e con una conoscenza così profonda, che cosa pensa alla fine? Perché se ne dibatte moltissimo, no? Cioè, fu l'Occidente che non accompagnò fino in fondo il tentativo gorbaciovano, che non lo sostenne fino in fondo, che non credette ad una possibile evoluzione della Russia, o come molti dicono, oppure ci fu qualcosa di più, semplicemente riformare l'URSS come sognava Gorbaciov non era possibile. Ecco, come andò secondo lei? Ma il contesto europeo in qualche modo favorì quella parte della società russa che era nostalgica e voleva creare un impero. Non eravamo all'altezza e non riuscimmo a trovare una soluzione. Mi spiace che questo sia accaduto e credo che le responsabilità fossero non soltanto di paesi come l'Italia, ma anche della Gran Bretagna. Gli Stati Uniti ebbero le loro responsabilità. Insomma, alla fine, naturalmente, anche quando poi naturalmente si misero tutti insieme per eliminare il pericolo rosso, il comunismo aveva conquistato gli animi di molti cittadini. Non possiamo nascondercelo. Siamo stati quasi tutti, in un certo modo, e con un certo tasso naturalmente di più o meno elevato, affascinati dal comunismo. Tornando proprio, diciamo, in qualche modo alla stretta attualità, lei che esito possibile vede per questa crisi, che ormai non è più una crisi tra Russia e Ucraina, ma è largamente una crisi, almeno tra la Russia e l'Occidente, ma forse anche una crisi globale, vedendo quello che succede, con la Cina, con i BRICS, eccetera, eccetera. Ecco, che esito lei vede una strada per uscire da questo che sembra in questo momento sembra un tunnel. Ormai è chiaro che nessuno dei due uscirà vincitore. A questo punto dovrebbe cominciare, pensavo che sarebbe dovuto già cominciare, il dialogo, lo scambio dei punti di vista, il desiderio di trovare una formula che sia in qualche modo conciliante e che dia qualche soddisfazione ai vari gruppi che in qualche modo si sono impadroniti della politica, politica russa nel corso di questi anni. Io personalmente, potrebbe benissimo sbagliare, molto, molto, molta ammirazione dei russi. E ho l'impressione che da questa storia usciranno. E usciranno dopo aver commesso molti errori, ma consapevoli degli errori e convinti della necessità di correggerli. È un punto di vista molto personale. E perdono tutti quelli che sono in disaccordo con me, ma io amo quel paese. Lei intende che ne usciranno con Putin o senza Putin? Credo che ne potrebbero uscire con Putin. Putin
Putin ha un grosso difetto, è instancabile ed è sempre convinto di poter ottenere qualche cosa che invece sarebbe meglio non cercare di avere almeno in quel particolare momento. Purtroppo la società politica russa in questo momento non è in condizioni di controllarlo. E i russi, molti russi, non tutti fortunatamente, trovano in lui quella soddisfazione che finora non hanno avuto, il ritorno all'impero. Io no, non è un paragone, ovviamente, non oserei, ma anch'io ho vissuto in Russia e ho un grande amore per quel paese e per quel popolo. E mi chiedo, anzi lo chiedo a lei, se prova lo stesso, in qualche modo, sentimento angoscioso che, per esempio, provo io nel vedere questo continente europeo che in qualche modo si sta spezzando in due al centro, no? Con la Russia che si sposta a est e l'Occidente che si sposta a ovest, diciamo, rompendo un'unità di fondo che credo sia innegabile. La Russia è Europa e l'Europa comprende la Russia. Non riesco a immaginare che si possa, non lo so, che un poeta premio Nobel come Josip Brodsky possa essere ritenuto qualcos'altro che un poeta europeo, o uno dei grandi pittori russi dell'avanguardia degli anni 20, qualcos'altro che un pittore europeo, insomma, e si potrebbe andare avanti molto lungo. Io chiedo che lei prova qualcosa di simile. Anzi, tutto le confesso che divento sempre di più meno affidabile, nel senso che sono così prigioniero delle mie speranze, dei miei desideri, dei giudizi che in qualche modo ho accumulato nel corso della mia vita, e non escludo che il mio amore della Russia non mi costringa a fare qualche errore di cui che non dovrei fare. Ma inoltre le dico francamente che sono in una fase in cui i sentimenti pesano più delle E qual è il suo sentimento in questo momento? idee. Che devono trovare una pace. Lo devono trovare e che noi dobbiamo fare un sacrificio per quella restituzione al potere, all'autorità, al ruolo politico che hanno avuto in passato e che recentemente hanno certamente molto, molto perduto. Io, ambasciatore, la ringrazio, è stato veramente come dicevo all'inizio, un grande piacere e un grande onore interloquire con lei. È sempre un grande capitale di idee, di spunti, quello che lei ci trasmette, e credo che questo sia una convinzione condivisa da tutti coloro che hanno partecipato a questo evento di Sottosopra. La ringrazio tantissimo e vorrei ancora una volta far vedere questo libro. Il suo ultimo libro, La democrazia militarizzata, pubblicato da Longanesi, che è un testo assolutamente godibile, ma anche pieno di informazioni, pieno, come dicevo prima, di spunti utili per la nostra riflessione. Eccellenza, la ringrazio davvero tanto, le auguro una buona serata. Grazie e grazie per i nostri ascoltatori.